Chi fa i controlli per verificare la regolarità dei concerti, piuttosto che degli spettacoli, piuttosto che proprio degli artisti che si esibiscono? Sono diversi enti. Quello più famoso è la SIAE, che è ramificato e va a controllare in particolare quello che è l'argomento diritti d'autore. Ovviamente non è l'unico ente che si occupa di diritto d'autore, ma è quello più radicato nel territorio, quindi quello che più di frequente si muove a livello di controlli. Cosa controlla? Rispetto al diritto d'autore, controlla il permesso SIAE della serata da parte del locale, il borderò, quindi la presenza del borderò e la compilazione corretta del borderò da parte dell'artista. E nel caso dei DJ o di chi utilizza delle basi musicali, controlla l'originalità dei brani utilizzati, quindi che il brano sia stato acquistato regolarmente, quindi che ci sia la fattura che comprova la proprietà del brano e che non sia stato duplicato in maniera impropria. L'altro ente che si occupa dei controlli sono l'INPS e l'INAIL che controllano la regolarità contributiva da parte degli artisti, così come fanno con gli altri lavoratori, quindi così come fanno con i baristi o i camerieri. Guardia di finanza. La Guardia di finanza verificherà principalmente la parte fiscale, ovvero che gli artisti siano in regola a livello fiscale, quindi con il rilascio della fattura se sono in possesso di partita IVA piuttosto che fattura attraverso cooperativa o con prestazione occasionale. E anche la Guardia di finanza può controllare che i brani utilizzati, se si utilizzano dei brani registrati o delle basi, siano state regolarmente acquistate. L'altro ente è l'Ispettorato del Lavoro che verifica che i lavoratori siano regolarmente assunti, retribuiti, che gli siano stati versati i contributi quando questi sono dovuti. L'INPS e l'INAIL hanno il compito di verificare periodicamente la regolarità contributiva, ovvero di accertare che i contributi vengano versati correttamente e dichiarati. Oltre a questo, verificheranno la presenza dell'agibilità INPS Examples, quindi del documento preventivo che deve essere fatto preventivamente rispetto all'esibizione, nei casi di chi non rientra nei casi di esenzione, per chi è esente l'autocertificazione di esenzione. Come ultimo organo di controllo, lo dico solo per completezza, ci sono le forze dell'ordine che riguardano poco gli artisti perché riguardano principalmente il locale o l'organizzatore perché verificano che sia in possesso dei permessi per poter svolgere la serata e che ci sia rispetto del vicinato e quindi del rispetto dei volumi e dei decibel. Questi organi vanno a fare i controlli in maniera singola oppure fanno i controlli di gruppo. Anche quando fanno i controlli in maniera singola, comunque l'ente che fa il controllo fa un verbale che fotografa quello che trova durante la serata, quindi la situazione che riscontra, e nel caso di particolari situazioni possono decidere di inoltrare questo verbale anche agli altri enti che non sono presenti.